Attenzione! Questo video non mira ad offendere nessuno, è stato fatto per puro scopo goliardico. Quindi godetevi questa reaction per come è stata pensata. Un semplice video, come si è sempre fatto qui su YouTube. PS. Non fate i cerebrolesi che andate a commentare negativamente il video di Dario, perché non ho bisogno di una fanbase di rincoglioniti. PSS Umba. Se stai pensando di fare soldi anche col mio confronto, scordatelo. Yugi e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi torniamo con quella serie di video che fa danni, perché diciamo la verità e rischiamo di essere bloccati su Instagram. A questo giro abbiamo un video uscito da poco, da un paio di settimane, e già Cimatrix ci ha fatto la reaction e ha generato una shitstorm. Il contenuto in questione si chiama Come Yu-Gi-Oh! È diventato irrilevante, ascesa e declino del gioco. Io, prima di andare avanti, vorrei sottolineare che quest'anno c'è stato il record di giocatori a un unico evento di un gioco di carte. 7.400 giocatori all'incirca. Ma detto questo, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Kierens. La Fantasia Store, il miglior negozio. Staccuccia e nessuno se la prenderà con te. Il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di prodotti di Yugi, Magic, Pokémon, One Piece, Lorcana, Altered, hanno di tutto. E se volete un piccolo sconto e ovviamente supportarmi, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, di Yugi e di One Piece. Poi hanno tantissima altra roba, ma vi invito a guardare sul loro sito. Referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, One Piece e Lorcana, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, passiamo al video. Bene, prima di andare a vedere il video, io andrei a leggere una cosina che ha scritto in scheda community il signor Dario Scala, il proprietario del canale. Sto già scrivendo il prossimo video. In seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni, ovvero una shitstorm insensata a causa di una reaction, tutta colpa di Cimatrix, ho deciso di indagare ancora di più sul mondo di Yu-Gi-Oh! Aspettatevi un video che sicuramente darà fastidio a molti, ma che vuole chiudere un arco narrativo che si è aperto nell'ultimo video, che sta continuando nei commenti e che voglio chiudere con il prossimo video. Ci vediamo presto. Allora, io non ho ancora visto il video, ma neanche Erenz. Però, nel senso, il titolo credo sia abbastanza esplicativo su dove voglio andare a parare. E secondo me, adesso non so cosa hanno scritto, perché ovviamente se ti hanno insultato i genitori non è una cosa molto carina, però posso capirla la shitstorm, soprattutto perché la community di Yugi non la manda a dire, ma determinati comportamenti non li accetta. Basta vedere cosa è successo ultimamente con la Banned. Diciamo che i player di Yugi sono poco permalosi, come sicuramente non permalosissimi. Più o meno. Leggiamo anche quello che dice Cimatrix per sicurezza, perché forse dopo non conosciamo bene tutta la lore. Insensata, caro. Hai spacciato per oggettivo una tua opinione con argomentazioni ridicole, difendendoti con poi e ma non eravate il target, che su internet fa sinceramente ridere, soprattutto quando usi un titolo del genere. Hai parlato di un mondo che non conosci con leggerezza, disinformando. Hai attaccato senza argomentazioni solide. Ci siamo divisi con le argomentazioni e non solo non hai chiesto scusa, ma vuoi trarre ulteriore fastidio? Vuoi fare un seppuku virtuale? So che tanto di quello che ho detto e quello che ti ho scritto leggi quello che vuoi, però per questa volta vedi di informarti e ti consiglio i miei video, i veri problemi di Yu-Gi-Oh! E la mia ultima Banned List Reaction. Li ho già trattati per bene dei difettoni che Yu-Gi-Oh! Si porta da tanto. Sai, quelli di cui ci si lamenta da sempre e che sono in parte inattaccabili. E sì, Matrix, comunque, il suo l'ha detto. Andiamo a vederci il video, che comunque è già stato visto da 9.000 persone, non son poche. Se sei nato tra gli anni 90 e i primi 2000, almeno una volta nella tua vita hai tenuto in mano una carta di Yu-Gi-Oh! Io ricordo bene... Non è vero, ma a parte che comunque c'è tanta gente che ha visto solo Pokémon in vita sua, o Magic, però vabbè, nel senso non... C'è gente che non ha visto manco quelli. C'è gente che non ha mai visto la figa, figuriamoci le figurine. Probabilmente è chi ha visto le figurine e non ha visto la figa, è una cosa che non si unisce. Quel momento era il 2009, avevo 7 anni ed ero a casa di mio cugino quando, frugando tra centinaia di carte, mi ritrovo davanti Dragopolvere di Stella. Vabbè, Dragopolvere di Stella è comunque best carta di sempre, io la sottolineerei, Lezza, stupore, guarda come sbrilluccica. Qualche settimana dopo ero già in fissa. Compravo pacchetti fregando soldi dal portafoglio di mia madre. Costruivo ma... Se vede che non stai sul... non sei del mestiere, al fratello si rubano. Perché tua madre si accorge, tuo fratello può essere no. Infatti ancora non si è accorto, nonostante io continui a fregargli anche adesso. Però va bene.
bambino di 7 anni poteva fare leggendo le regole in questo libretto. Nel mio caso, questa passione è continuata per anni. A 12-13 anni passavo circa 3 ore al giorno su Dueling Network, e il legame imprescindibile con quella prima carta mi ha portato a giocare, come un ossessionato, sempre e solo un mazzo. Il mazzo sincro. Ma partiamo dall'inizio. La storia di Yu-Gi-Oh! È lunga, complessa e guidata dal caso. Yu-Gi-Oh! Nasce nel 1996, dalla matita di Kazuki Takahashi. L'idea iniziale era totalmente differente da quella che conosciamo noi oggi. L'opera ricalcava le caratteristiche del manga anni 90, quindi le classiche scene di adolescenti a scuola, bulli e criminali spacconi. Sì, poi mettici un po' di horror, lui che ruba le anime, uccide le persone con dei giochi perversi, sì. Classica scuola dell'epoca, ovviamente. Il protagonista, Yugi, veniva mostrato come il ragazzino debole, spesso insicuro, che però attraverso i giochi da tavolo otteneva il suo riscatto, sconfiggendo i nemici che lo ostacolavano grazie alla possessione di un faraone dell'antico Egitto. Ci tengo a precisare attraverso i giochi da tavolo. Sì, perché inizialmente Yu-Gi-Oh! Non era strettamente legato al gioco di carte. Tra tanti giochi svolti dal protagonista Yugi, solo in due capitoli gioca a Magic and Wizards, un gioco di carte importato dall'estero che il nonno di Yugi mostra al nipote. Un chiaro riferimento a Magic the Gathering, nonché il... E poi ci fu una causa e portò le carte a non essere più Magic, ma... Spell. Miglior gioco di carte della storia, e chi dice il contrario è un coglione. No, vattene a... Vai, gioca Legacy, spendi 40k per un mazzo mezzo pur, e vedi che Magic è il gioco migliore della storia, brutta... Non l'ha presa bene, Erens non l'ha presa bene. Che sono una versione fisica del gioco. Mi viene da dire poveri illusi, dato che volevano spendere soldi per una cosa che non esisteva. Da lì però iniziò il cambiamento. Il gioco venne rinominato Duel Monsters, in quanto il dio del copyright gli puntava un cecchino alla fronte, e il manga e l'anime cambiarono strada, mettendo il gioco di carte al centro dell'universo di Yu-Gi-Oh! Lì c'era Konami che faceva così. Ecco che iniziamo! Si fanno i soldi! E Bandai, all'epoca che ancora non sapeva come gestire le cose, ha detto, vabbè, ci abbiamo provato, ci riproveremo più avanti. E fu così che dopo enormi fallimenti, esempio, Digimon e 4 volte Dragon Ball, riuscirono a far funzionare One Piece. E ci hanno riprovato con Dragon Ball. Il motivo era chiaro. Vi era tantissima domanda e un margine di profitto enorme. Così l'anime e il manga finirono per diventare una pubblicità per promuovere il gioco di carte. Nel 2002 uscì il primo set, La leggenda del drago bianco Kiblu, sotto il marchio Konami, che negli anni si è occupata di creare quante più espansioni e carte possibili, ottenendo nel 2009 il Guinness World Record per numero di carte vendute, 22,5 miliardi. Certo, poi bisognerebbe vedere quante carte sono carta straccia e quante sono veramente belle. Infatti, con il passare del tempo, Yu-Gi-Oh! Perse il suo smalto. Ricordo bene il giorno in cui la Konami stravolse il gioco e di conseguenza la mia felice vita da giocatore, spegnendo così la mia passione per Yugi. Cioè, se lui mi dice che è morto Yugi con gli Xyz, che gli Xyz sono la meccanica più bella mai fatta in Yugi, si parte male. Che con il passare del tempo divenne per me, per tutti i miei coetanei, sempre più rilevante. Per iniziare, ci tengo a dire che ciò che mi ha sempre affascinato del primissimo Yu-Gi-Oh! È la sua estetica. I primi set di carte hanno una chiara connotazione dark fantasy, con riferimenti esoterici al mondo egiziano. Basti pensare che i mostri vengono evocati, vengono offerti come tributo, cioè sacrificati. Ripeto, questa cosa funziona anche adesso, eh? Non è che ci sono le evocazioni tramite tributo, rituali, c'è tutto, eh? Non è cambiato assolutamente niente. Mostri più forti e il tema della morte è sempre presente, anche se nel riadattamento italiano prende il nome di Regno delle Tenebre. Probabilmente perché... Regno delle Ombre, non Regno delle Tenebre. Però, va bene. Accettiamo anche questa cosa. Che in Occidente il tema sì, della morte è un tabù. Soprattutto era una censura da noi. Sì, vabbè, è una roba della 4Kids. Che però sta mischiando delle cose che non hanno senso tutte messe insieme, però ok. Vediamo dove vuole andare a parare. Tranne per la Mediaset, quando deve imbandire interi show su casi di cronaca nera, ma quello è un altro discorso. Anche molte carte furono censurate perché potevano potenzialmente urtare le persone, in quanto mostravano simboli della cultura occidentale in contesti non del tutto chiari o addirittura blasfemi. Mamma mia che paura, una tomba a forma di croce. Per farla breve, i primi set di carte rappresentavano creature mostruose, figure bislacche e oggetti maligni. Semplicemente una figata. Questa estetica che rendeva il gioco unico è stata però via via abbandonata per un percorso più family friendly e accettabile dal grande pubblico, a cui è più semplice vendere l'immagine di un robot super figo che di un insetto umanoide strano. A malincuore. Non è vero, perché di base Magic funziona nello stesso modo come funzionava 20 anni fa. La questione è che Konami si è voluta distaccare sempre di più da quella che era la linea di Magic. E adesso capirete perché. Devo ammettere che la spaccatura è avvenuta nel 2008. Che è successo nel 2008, Erens?
Tu che sei molto fan di questo periodo. È uscita la parte più bella di Yu-Gi-Oh! Ovvero 5 Ds. Le mie carte preferite. Le carte che hanno ossessionato la mia infanzia. Capite quindi quanto per me sia difficile dire questo. La serie 5DS è forse la più bella e i sicuro sono obiettivamente carte bellissime. Però aspetta, no, mi fa ridere che dice sono carte bellissime quando lui ha iniziato ai sincro. Ovvio che la prima cosa con cui ti approcci è per te molto importante. Ovvio, non esistono le fusioni prima, che sono una meccanica bellissima. Anche per me erano molto belle le fusioni, però anche io quando ho visto sono usciti i sincro, vecchio, io amo i sincro. Per me è sincro, Xyz, fusione. Xyz e fusioni e sincro allo stesso livello. Ma smetti di ciucciare il cazzo a gola e dire cose come stanno. Sì, succhiamo il pisello, proprio fino alle palle, no, eh. No, tranquillo, il tuo clitoridino te lo lascio da solo. Questa espansione che vediamo il mondo di Yu-Gi-Oh! Spaccarsi e iniziare una trasformazione estetica e narrativa. Se prima avevamo delle carte magari non sempre bellissime, però con un'identità, delle creature ben definite di cui ancora a distanza... Adesso, eh? Identità, creature ben definite, che ci sono 600 draghi uguali a quella roba e quello spettro del cazzo. Sì, no, tutti i personaggi guerrieri erano uguali. Tutti uguali. Non... Cioè, erano un po' sfocati così, però tutti uguali. Poi è passato da Duel Monsters a 5Ds. La transizione GX con Bursinatrix oppure le tipo Cyber Ritual, tutte quelle menate lì che erano tutte delle ragazzine, no, assolutamente. I drag armati e tutta quella roba là, no. Heroid, mamma mia, tutte carte spaventose come il guardiano celtico, mamma mia. Ricordiamo le linee, la forma. Adesso abbiamo invece una varietà troppo ampia. Alcuni artwork in stile manga, altri sono semplicemente imbarazzanti, e altri ancora sono mostri giganti pieni di colori, linee e robe che li rendono fighissimi, ma allo stesso tempo estremamente difficili da ricordare. Ma non è vero! Ma non è vero, cazzo! Ma allora... cazzo stai a dire? Cosacco Drago! Un drago metallico! Potentissimo! Di un'epoca incredibile! Non ti prende... Solo il drago polverizzato. Ti ricordi di quel figlio di puttana di Colosso, ad esempio, o di PA, il Phoenix Enforcer lì? No, ma che cazzo, carte di merda. Cosa, le Sky Striker? No, ma va, ricordarsene, ma va, che cazzo di... Se mi chiedeste di disegnare Utopia, beh, per me è un ammasso di roba bianca e dorata di cui non ricordo niente in particolare. Drago polvere di stelle! È un upgrade del drago bianco occhi blu! Drago bianco occhi blu, ricordo ogni singola linea. Tutto questo l'hanno fatto sicuramente per dialogare con un pubblico più infantile, che però ha inclinato il dialogo con i giocatori di lunga data e con noi ragazzi. Se inizi con Ferdis... I Fruffal sono per bambini, prova a giocare quel mazzo, non sai giocare mezza carta, porco... No, a parte tutto, che se tu inizi il gioco con 5Ds... Non sei un giocatore di lunga data, assolutamente. Fluffal Dog non fa lo stesso effetto di evocare Mago Nero o Teschio Evocato. Sì, è vero, non fa lo stesso effetto perché il Mago Nero non faceva un cazzo. Invece Fluffal Dog fa qualcosa. Già, Fluffal Dog ti permette di aprire il culo all'oppo, Mago Nero ti fa aprire il culo. Ognuno ha i suoi gusti, io non sto nessuno per giudicare. Siccome le parole non bastano, a seguire vi mostro il confronto tra carte di vecchie edizioni con carte di nuove edizioni. Wow, incredibile, ma forse, dico... Forse hai scelto tu degli artwork di merda dei set nuovi, perché ti farei vedere qualcosa di un pochino più moderno. Wow, incredibile! Sono anche queste delle creature normalissime, non demoni, sono dei procioni. Poi ci sono le tope come c'erano anche all'epoca, perché la maga nera non è differente da lei. La cosa positiva di lei è che ha i capelli blu ed è un plus. A quanto detto finora si aggiunge un altro problema. Immaginate di smettere di giocare per vari motivi a Yu-Gi-Oh! Magari non potete permettervi economicamente tutte le carte, perché siete piccoli e poveri, del tipo che dovete scegliere se comprare il pacchetto di carte o comprare la merenda per la ricreazione. Pacchetto di carte. Sempre fatto. I soldi della ricreazione non li spendevo, li mettevo via. Magari non c'è una fumetteria nel vostro paese e chiudono Duelling Network, quindi... È nato subito dopo Duelling Book. Dopo una settimana e mezzo. Edo Pro già esisteva. Allontanate. C'era Yu-Gi-Oh! Tag Force per giocare. C'erano ancora tutti... Tutta quella roba era ancora utilizzabile. Fino ad abbandonare il deck in un angolo oscuro della cameretta. Improvvisamente però, dopo anni, vi viene voglia di tornare a giocare. Rispolverate il vostro deck, se vostra madre non l'ha buttato, e provate a fare un giro in fumetteria, nei nuovi videogiochi e nei vari simulatori. Beh, mi dispiace dirvelo, ma vi renderete presto conto che il vostro deck sarà semplicemente inutile. Vabbè, probabilmente a livello competitivo era inutile anche all'epoca, eh? Perché quel mazzetto di carte così era inutile anche all'epoca. Mi dispiace, il competitivo
non l'abbiamo mai vissuto nessuno di noi, perché giocando con gli amici quello non è il competitivo, cazzo. Esatto, cioè, io ho iniziato il competitivo vero nel 2009. Nel frattempo sono cambiate tantissime regole e il meta è stato totalmente stravolto. Anche il meta viene stravolto ogni 3 mesi, vorrei dire. A distanza di 2 anni, un mazzo competitivo di centinaia di euro, se non migliaia, potrebbe diventare un deck così, per giocare tra amici. Per non dire che la sua utilità è pari alle carte pubblicitarie che trovate dentro la cassetta della posta. Questo fenomeno, noto come power creep, è sempre esistito nei giochi di carte. Ma Yu-Gi-Oh! Ha raggiunto livelli estremi. L'introduzione costante di carte, sempre più potenti, ha reso obsolete intere architetture di deck, forzando i giocatori a investire continuamente in nuove carte per rimanere. Non vorrei dire, ma Pokémon ha le rotazioni. Dopo 2 anni quelle carte non puoi più utilizzarle. Le carte di Yu-Gi puoi sempre usarle, nel senso, esiste una cosa chiamata retroformat, ovvero Konami ufficializzato, Gote, Edison, Tengu, tutti gli altri formati vecchi. Quindi puoi giocare a quei formati. Rimanere competitivi. Questo abbassa di molto le possibilità che un vecchio giocatore torni a giocare, perché se lo fa si ritrova davanti un mondo troppo diverso e alienante. Possiamo dire con tranquillità che non sanno sfruttare benissimo il fattore nostalgia, che potrebbe essere un incipit per far tornare a giocare migliaia di persone. Allora, posso darti ragione che non lo sanno sfruttare al massimo, perché potrebbero fare tante altre cose. Però hanno ristampato tutti i primi 6 set. Hanno fatto il mazzo con Exodia. Hanno fatto il mazzo de sto cazzo. Hanno fatto il mazzo de sto cazzo ancora. Penso che la questione nostalgia, cioè, ogni tanto la sanno sfruttare. Non so usare il fattore nostalgia? Sì, bene. In Giappone esce un prodotto per... No, esce. È uscito un prodotto per l'era Zexal con tutte le carte numero. Assolutamente, questa non è una questione nostalgia per i giocatori di Zexal. Assolutamente. La questione è che non importano in Italia ste robe. Parallelamente, la complessità di gioco è cresciuta in modo esponenziale. Nei primi anni 2000, spiegare Yu-Gi-Oh! A un nuovo giocatore richiedeva pochi minuti. Oggi, tra Link Summon, Pendulum, Synchro, Xyz e miriadi di effetti e contraeffetti, capire il gioco è diventato un compito arduo anche per i veterani. Questa combinazione di power creep e complessità crescente ha trasformato Yu-Gi-Oh! Da un hobby accessibile a un pozzo senza fondo per il portafoglio e la pazienza dei giocatori, allontanando sia i fan casual che i potenziali nuovi giocatori professionisti. No, no, i nuovi giocatori professionisti si allontanano per i premi, non tanto perché il gioco costa, perché il gioco è sempre costato. Infine, riguardando la storia di Yu-Gi-Oh!, c'è un momento esatto in cui la Konami ha deciso di sfanculare tutti i primi fan, stravolgendo in modo irreparabile il gioco. Ricordo bene quel giorno. Era il 2014. Ricordo che avevo finito da poche settimane il mio deck synchro. No. Ero felicissimo, ma Konami decise di prendere il gioco, buttarlo nel cesso e rivoluzionarlo. No, per quanto a me facciano cagare. Provate a prendere il meta del 2012 e il meta del 2016. Cos'è successo? Cosa sono queste cose al centro del campo? Perché ci sono carte di 100 colori diversi? Il danno al gioco di carte. No, a parte no, che. No, no. Posso dire una cosa? Allora, i Pendulum dovevano essere una roba da introdurre in tutti i mazzi. Alla fine sono diventate un archetipo. Mettiamola così. Perché si giocavano solo tra di loro. Erano forti. Il tuo deck sincro potevi usarlo. Questo ragionamento posso accollarmelo se sei arrivato fino ai Link. Perché quando sono stati introdotti i Link, con i Link eri obbligato a giocarli per poter fare quello che volevi, perché ovviamente era cambiata pure Master Rule. Con i Pendulum no, perché io non li ho giocati, ho giocato altra roba e stavo tranquillissimo. Cioè i Pendulum erano, devi vederlo come archetipo che poi per giocare utilizzava le altre meccaniche, perché evocava Synchro, evocava Xyz, evocava tutto il resto. Perché ovviamente di base, tranne Clifford che aveva dei bestioni enormi, non giocava, mettiamola così. Sì, esatto, i mazzi più forti comunque in quel periodo erano Shadow, Biasa, Teller, Knight, Necrotz, va bene Clifford quando c'era Tower, Disco e tutta quella roba sbroccata 3. Tant'è che nelle espansioni successive la Konami provò a ricreare un equilibrio che però non sarebbe mai tornato, in quanto prima ancora di stravolgere il gioco aveva semplicemente scazzato migliaia di giocatori che semplicemente abbandonarono Yu-Gi-Oh! O continuarono a giocare alla vecchia maniera. Il che è un vero peccato, perché delle persone legate al gioco, probabilmente anche di una certa età, quindi depressi abbastanza per spendere gran parte dello stipendio che ottengono da un lavoro che gli causa depressione, okay, in carte che però non gli piacciono.
Piuttosto preferiscono giocare con il vecchio mazzo del 2012 e al massimo spendono centinaia di euro, se non migliaia, presso privati per creare il loro deck preferito, tutto foil. Questo per la Konami significa perdere milioni di euro. In conclusione, per quanto il cambiamento sia necessario, soprattutto per un gioco di carte che ha quasi 30 anni e che per forza di cosa deve introdurre novità, oggi ho cercato di raccontarvi come una serie di decisioni, apparentemente volte a mantenere il gioco fresco, abbiano invece contribuito al suo declino. Va precisato che si tratta di un declino artistico, identitario e ludico, in quanto a livello economico il brand Yu-Gi-Oh! Sotto Konami va a gonfie vele. Ma oggi più che mai ci rendiamo conto, guardando il panorama culturale, che successo economico non coincide con successo. Che cazzo hai detto? Anzi, le due strade sembrano sempre più distanti. A malincuore devo ammettere che Yu-Gi-Oh! Per me resterà semplicemente un bellissimo ricordo. Sono felice di aver giocato a questo gioco nella sua epoca d'oro, quando tra i banchi di scuola circolavano centinaia di carte ogni ricreazione. Adesso quante ne girano? Secondo me zero. Sono felice di avere a casa alcune carte che per me hanno un valore affettivo inestimabile. E ho un ricordo bellissimo della dashboard di Dueling Network. Secondo me a mani basse è il miglior simulatore in circolazione. Se vi interessa l'argomento potrei fare un video sopra la sua storia. Scrivetemelo nei commenti. Nonostante tutto, non penso che tornerò mai a giocare seriamente a questo gioco, semplicemente perché non è più neanche lontanamente quello che io ricordo. Se questo viaggio attraverso l'evoluzione e il declino di Yu-Gi-Oh! Ti è piaciuto, ti invito a iscriverti per supportarmi. No, non mi iscriverò. Prossimo video. Non credo. Allora, no, nel senso, questa è palesemente una sua opinione sul fatto che, ok, a me post-sincro il gioco ha fatto cacare, sia a livello di meccaniche sia a livello di artwork. No, non sono d'accordo, sia perché secondo me l'epoca Xyz maggiore di tutto, l'epoca Link per quanto abbia avuto degli alti e bassi comunque è molto figa, e i Pendulum non sono stati una minaccia ma sono stati un archetipo, perché se parliamo dell'epoca d'oro di Yugi è l'era Xyz, ragazzi, cioè la quantità di persone che si è unita a questo gioco in quel periodo è insensata. Idea geniale sul fatto che dovevi collezionare carte numero, anime figo e tutto il resto, cioè in quel periodo esisteva solo quello, non esisteva altro, Pokémon era morto. Io non ho mai visto una roba viva come Yugi, se, appunto, se non nel periodo Xyz con le ultime espansioni di 5Ds, cioè sì, tra che finiva 5Ds e c'era il primordiale di Zexal, fine Zexal e poi con i Pendulum ho visto tipo uno sfacello di gente giocare, cioè ci giocava a momenti anche il mio vicino di casa di 70 anni, cioè... No, no, ma adesso non facciamogliene una colpa perché, vabbè, non è che abbia detto delle robe oscene, ho sentito, cioè ho visto video di Yugi molto peggiori di questo. Sì, assolutamente. Però è un periodo dove ho giocato tanto. Scusate. No, è che il fatto è che questa è una sua opinione del fatto che a lui le carte non sono piaciute più e che non gli piacevano, cioè secondo lui i Pendulum hanno stravolto il gioco, quando effettivamente non era così. C'è stato un monometa, ovviamente, ci sono state banned di emergenza, ovviamente, ma questo lo vediamo sempre. Avendo vissuto il gioco da sempre e in mille cose, in mille sfaccettature differenti, dal collezionismo al competitivo, ho studiato le lore, ho studiato la storia delle carte, cioè non ha avuto un tracollo Yugi. Yugi ha altri problemi, come ha detto anche Simatrix nei suoi video passati. Primo tra tutti, la sua incapacità di sapersi pubblicizzare, perché noi vediamo benissimo come lo fa Pokémon, e Yugi lo fa male, lo fa proprio male, perché non vuole andare oltre le classiche cose, come fa Pokémon, o come fa One Piece, o come fa Magic, che collaborano con altre aziende o ditte. Yugi al massimo collabora con se stesso o con entità piccole o sicuramente fuori dal territorio europeo e americano. Ma vabbè, dettagli. Grazie per tagliarci fuori da tutto. Perché diciamo che ci sono delle esclusive giapponesi un po' carine che se fossero state importate da noi sarebbe stato carino, oppure se la collab col Mac fosse stata anche con delle carte sarebbe stato carino, cioè sono tante piccole cose che Pokémon fa. Ringrazia chi li ha bombardati nel 45, volevo dire. Bene, Erenz ha detto anche il suo. Vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. Dario, voglio sapere ovviamente dove vuoi andare a parare e se nel caso ti va poi di discuterne ti aspetto su Instagram. E per tutti gli altri ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!